lì. Se c'è qualcuno. La trattativa, il tentativo di concludere delle trattative fattive va avanti da 3 anni. Quello che chiediamo a Fondazione e a questo punto anche alla Regione, perché i soldi sono regionali, chiediamo chiarezza su come vengono spese e se vengono sospese le trattative o demandate a una data a definirsi, di capire perché, dando per scontato che i soldi per alcune cose sono stati trovati in maniera piuttosto rapida, ma anche correttamente, mentre non si capisce perché sulle richieste sindacali ci sia sempre un tempo da attendere. Per me, ora io ragiono in maniera molto lineare, ma per me quando viene approvato il bilancio da parte di Regione, Fondazione ha ben chiaro se questi soldi ci sono o non ci sono e quindi ci è totalmente oscuro il perché stiamo aspettando. Noi stavamo scrivendo sostanzialmente un integrativo di secondo livello che disciplinava una serie di cose e da 3 anni stiamo aspettando che qualcuno ci risponda. Siamo qui perché alla 4ª richiesta ufficiale d'incontro ci è stato detto di aspettare, non aspettiamo più. Allora, i lavoratori di Fondazione Sistema Toscana sono una 70, afferenti al contratto del commercio sono 30, sono sostanzialmente tutti qui e tutti in sciopero. Ci preme ricordare anche che in questa situazione, infatti è con noi il NIDIL, noi abbiamo una quantità di 12 staff leasing che non sono mai stati regolarizzati e una quantità abnorme di partite IVA. Noi chiediamo anche che in un ente come Fondazione, che viene appunto dalla Regione, ci sia modo di avere una stabilizzazione dei contratti lavorativi, dignitosa.